Qual è secondo lei il dato più forte che emerge dal rapporto che viene presentato e che è stato incrociato anche con i dati di Milano? E a mio avviso il dato che emerge è un ritorno a una povertà simile a quella che era presente in Italia prima della crisi economica. Non è più una povertà che colpisce un po' tutte le famiglie con difficoltà che possono andare e venire nel corso dell'anno, ma è una povertà più cronica, statica, che colpisce soprattutto famiglie deboli, sensibili, fragili, disoccupate, prive di lavoro o con un lavoro non idoneo con il reddito a soddisfare i bisogni della famiglia. Quindi stiamo assistendo a dei dati, degli indicatori che ci fanno pensare a una situazione come era quella prima della crisi economica, con il rischio di trascurare poi queste persone che nel corso degli anni sono state colpite dalla crisi e di cui non sappiamo quasi nulla perché non si rivolgono più alla Caritas. Non solo richiesta appunto ai centri di ascolto Caritas di aiuti magari alimentare con i pacchi viveri, ma anche di piccole cifre di sostegno. In questo l'Italia rimane indietro anche a livello di paese, a livello di governo. Interessante notare che in questo senso che la richiesta di un sussidio economico alla Caritas è aumentata del 30%, mentre la richiesta di un aiuto alimentare, di un pacco viveri, diminuisce del 13%. Le famiglie non chiedono il pacco viveri, chiedono la possibilità di avere un po' più di risorse economiche per gestire i bisogni della famiglia. Non vogliono sentirsi assistite con il pacco viveri. Ecco quindi importante che la Caritas abbia sviluppato anche approcci alternativi, innovativi, per superare l'etichetta sociale negativa associata alla Caritas. Purtroppo l'Italia sconta il fatto che non ha un reddito di inserimento per tutte le famiglie, un paracadute sociale. Siamo il paese d'Europa, dell'Unione Europea a 28 Stati, dove maggiormente invece è aumentata la povertà alimentare, ad esempio, più 130% di povertà alimentare in 3 anni. Quindi questo sta a indicare che invece il problema è forte. E l'approvazione, la dichiarazione di un piano nazionale di povertà da sviluppare in 3 anni, enunciato ieri nel disegno di stabilità, nella legge di stabilità, è sicuramente un aspetto positivo, però un punto da cui partire. Non solo però povertà naturalmente materiale, qui siamo in Expo, si parla di povertà alimentare, ma c'è la povertà relazionale, spesso ce ne se ne dimentica perché tale l'urgenza appunto della povertà concreta, materiale, ma questo è un dato che continua a essere molto sensibile. Quello che colpisce è che laddove la famiglia, la persona non è inserita in un territorio di relazioni, in una comunità viva, in grado di dare sostegno, aumenta anche la povertà economica. E infatti noi vediamo la presenza molto bassa di persone senza dimora nel sud Italia, ad esempio, dove invece le condizioni climatiche lo consentirebbero. Perché soltanto il 9% di senza dimora sono nel sud? Anche per la presenza di un forte tessuto relazionale, quindi c'è una povertà economica ma non una povertà culturale relazionale che protegge dalla caduta in stati peggiori di indigenza, e questo non avviene nel nord.